Benvenuti a tutti a Profumo di Sanremo e non solo, eccoci qua nuovamente con Gianni. Ciao Gianni. Gianni. Ciao, buongiorno a tutti. State tutti in canale perché queste sono puntate molto interessanti e storiche, soprattutto per chi non ha nozioni di storia. Noi facciamo come il maestro Alberto Manzi, di non è mai troppo tardi. Non è mai Perciò troppo tardi, esatto. anche gli influencer che sono a digiuno, che vanno sproloquiando a destra manca, qui si possono anche fare una cultura. Non è vero, Ecco Marcus? appunto, ecco Bravo. appunto. Questa è una puntata, beh, continua innanzitutto, diciamo, al nostro pubblico che continuano le puntate dedicate ai profumi cosiddetti vintage. E oggi parliamo veramente di un colosso, eh? Parliamo di Aramis. Ah, sì. Aramis di Aramis. A te la parola, Gianni, vogliamo Allora, parlarne. Tu Aramis, lo hai è vissuto? uno dei quattro moschettieri che non arrivavano dalla Francia, ma arrivano dagli Stati Uniti. Di solito io ho un po' una cosa della profumeria made in USA, perché fondamentalmente in Italia non ha avuto tutti i successi sperati, perché è stata sempre una maniera di fare profumi un pochettino diversa da quello che poteva essere l'allure, l'eleganza europea. È un po' una profumeria da americani che sono abituati un po' ad esagerare in tutto. Infatti, tante fragranze che negli Stati Uniti sono sempre andate tanto. In Italia veramente hanno avuto poco poco successo. Certo. Però adesso noi parliamo di Aramis, di un gruppo Estée Lauder che è una colonna mondiale della profumeria, della cosmetica, di tutto. Cioè, adesso Estée Lauder ha acquisito anche un sacco di altri marchi, ma nel 66, quando ha cominciato a fare Aramis, diciamo che eravamo un pochettino agli albori della profumeria. Aramis è una fragranza maschile fatta da Bernard Chant, che è quello in naso creatore di quasi tutte le fragranze di Estée Lauder, tra l'altro, sia maschili che femminili. Aramis è sempre stato un profumo elegante, ma un po' da spaccone, secondo me. Perché alla fine la composizione che era un legnoso cipre, alla fine diventava un pochettino talcato. Sì, è Perciò vero. diciamo che è stato un precursore di quello che poteva essere queste fragranze maschili, però con un fondo un pochettino più fiorito, e insomma un vezzo al fondo un pochettino più femminile. Io lo po potrei anche considerarlo un grande unisex, però Aramis dava questa immagine anche nella pubblicità di questo uomo molto elegante. Se mi ricordo bene, addirittura c'era una foto di questo signore o con lo smoking o con questo bel papillon, questa bella camicia Sì. bianca. Dava veramente l'impressione dell'eleganza. E l'eleganza che, tra l'altro, era una bella eleganza che rispecchiava anche l'eleganza europea, perché poi alla fin fine, quando sei vestito bene, elegante, con dei begli abbinamenti, sei bello in tutto il mondo, no? Certo, è Giusto? vero. Gianni, come vendite questo Aramis, come è andato? Io, cioè, è uscito nel 66, tu eri bambino, piccolo, però Sì, ma siccome io è ancora oggi disponibile. dagli anni 70. Aramis ha dato tanto perché oltretutto ritorniamo anche alle puntate precedenti. Se tu apri il bugiardino di Aramis, non c'era un prodotto, c'era praticamente da lasciare lo stipendio se compravi tutta la linea, perché Sì. faceva delle cose che fino a allora, nella profumeria tradizionale, nella profumeria europea, non si vedevano, cioè, Certo, parliamoci certo, chiaro, non, è certo. stato un precursore in tutto. Di Aramis mi ricordo che è sempre andato tantissimo, ma andava anche tanto lo splash, come a te piace, ma soprattutto nelle misure più grandi. Infatti io oggi, purtroppo, come ti ho detto, sono stato impossibilitato ad andare in negozio,
ma prossimamente poi quando ci vedremo vi farò vedere un bel 900 ml di Aramis, Fantastico. che non è da portare nel bagaglio a mano, è da portare nel bagaglio a spalle, e andavano tantissimo queste taglie molto, molto giganti, giganti. Giganti, sì, è vero. Perché erano anche altri momenti, e momenti anche economicamente più floridi che non adesso. C'erano più buste paga e la gente spendeva i soldi anche in profumi, tra le varie. Ecco, c'è poco da Certo. fare. Ecco, io vorrei parlare prima di una linea sterminata di Aramis. Io, come al solito, consulto il mio Ah, beh, catalogo certo. dell'epoca e dico ai nostri ospiti che di Aramis originale, che tra l'altro, allora, io ho questa versione qui che è degli anni 2000, che però è ancora buona. È E già la versione nuova, perché la versione iniziale era più maculata di quella, sì, era più qui vediamo se maculata. si vede nella fotografia. Eccola qua, Sì, bravo, questa. era così, era più maculata sul dorato con questa etichetta dorata. Tra l'altro, quello che ho io, che è un 900 ml, si è persa la scatola, ma la scatola grande era addirittura tutta marrone in velluto con la classica etichetta dorata, perché, Certo. come ho detto prima, anche il packaging era un packaging molto, molto elegante. Allora, leggiamo la linea. Questa è aggiornata al 1995, quindi probabilmente prima aveva altri prodotti. Comunque c'era il 900 ml splash, 240, 120 e 60, quindi quattro taglie splash. Poi c'era la confezione splash da 200 ml in bottiglia plastica, Sì, quindi da da ghiaccio. ghiaccio, c'erano, bravo. Poi abbiamo il Natural Spray da 95 ml, poi c'era Pre-Electric Shave, quindi la lozione per il rasoio elettrico, insomma. Poi Pre-Shaving Bird Softener, questo cos'era? Sì, che questo io questo prodotto l'ho visto per la prima volta con Aramis, Ah, certo. perché era una crema da mettere emolliente. Allora, fai conto, noi parliamo di pre-shave, pre-electric shave, si Sì. metteva il pre-electric shave e poi ci si faceva la bava, perché cosa serviva? Certo. Serviva ad ammorbidire la pelle e poi Sì. anche a stimolare i peli ad Addrizzare i essere più peli. diritti, ad Sì. essere più diritti per Sì. potersi rasare Certo. meglio. Il pre-bird era una gelatina, si metteva prima di farsi la barba e poi sopra tu usavi o la spuma da barba, che era quella più usata, perché forse negli Stati Uniti si usava più la spuma da barba, oppure il tuo pennello da barba e ti insaponavi. Diciamo che aveva la stessa funzione del pre-electric shave, però nella funzione rasatura tradizionale con la lavetta. Ecco, quindi questo era un altro prodotto. Grazie Gianni per la precisazione. Poi abbiamo la crema rasera Vec Blareux, quindi con il Certo, pennello. crema, sapone da barba. Certo, poi c'era l'emulsione a raser a Poison, quindi sarebbe Sì, super rich. era il dopo barba in emulsione, quello che c'è adesso Ah, in crema, a Paysanne, perché aveva un principio attivo che serviva a togliere i rossori del rasoio. irritazioni. Poi abbiamo la mousse à raser concentré, quindi la schiuma da barba, sostanzialmente spuma. Poi abbiamo sapone da barba, quindi nella ciotolina. Sì, Poi abbiamo balsamo a pre-rasage, quindi balsamo dopo barba, ok, per chi ha pelli sensibili. Poi abbiamo la pre-rasage alcolico, quindi classico dopo barba, aftershave, da 240, 120 oppure 60 ml. E non è ancora finita. Poi ci sono i prodotti, altri prodotti. Eh sì, poi c'è Biocomplex Hydratation RNA. Deve essere stata una crema, immagino. Questa è stata una cosa, un fallimento, anche perché costava l'ira di Dio. Cioè, hanno trasportato quello che poteva essere la cosmetologia di Estée Lauder Sì. dentro questa crema, tra parentesi, per uomo, però io non ho mai capito, creme per uomo, creme per donna, che differenza hanno. No, Cioè, assolutamente. sinceramente, questa era un pochettino più profumata con l'RNA. Per carità,
era una ricerca dei laboratori Loder, perciò, però costava già una fucilata all'epoca. All'epoca costava 100.000 lire, cioè, Ah no. beh, pazzesco. Ne avrei Cioè, venduto forse due, anche perché probabilmente RMA probabilmente era tutto marketing, probabilmente più ma sì, cioè, erano degli esperimenti, Marcus. certo. Cioè, l'hanno fatta passare per una crema super idratante, riparatrice, e quello che era, che all'epoca non c'era la ricerca di adesso, voglio essere molto chiari, l'hanno fatta passare per un prodotto di lusso, tutto qua. E allora, che cosa si faceva? Chi aveva possibilità di spendere, che ti comprava tutto di Aramis, gli dicevi non usare la crema di tua moglie alla sera. L'hanno fatto la crema di Aramis, che è come quella di tua moglie, che costa la fucilata, che tu non sai neanche perché quando la devi comprare vieni di nascosto e mi dai i soldi da parte. Però la usi anche te, ti togliere le lunghe, diventi figo e sei profumato, tutto qua. Però fondamentalmente era un bluff, come. vabbè, insomma, alla fine si chiama marketing, vabbè, insomma. Cioè, Marcus, tu cavalchi l'onda, vendi il prodotto e bastoni su quello, È non è. chiaro, è chiaro. Poi continuiamo, c'era l'antitraspirante, quindi lo spray antitraspirante, poi abbiamo lo shampoo, qui dice shampoo corporale Vivian, vabbè, doccia shampoo sostanzialmente con il profumo di Aramis, il classico sapone di lusso, poi c'era lo shampoo al malto, quindi un altro, questo è proprio per capelli specifico, e sempre con la linea continua con shampoo anti-pelliculare, quindi antiforfora. E poi abbiamo addirittura il gel coiffant, quindi gel per capelli. Ecco, quindi questa era tutta la linea, signori di Aramis, veramente sterminata, tutta contraddistinta dalla fragranza di Aramis. Quindi un uomo di gran classe e magari con possibilità poteva farsi tutta la linea in casa. Ti lasciavi lo stipendio, con una linea così. Senz'altro, senz'altro. Anche perché all'epoca non era buon prezzo l'Aramis, cioè era già una linea top, cioè non era la famosa nicchia dell'epoca, cioè Aramis era nel contesto Estée Lauder, era nel contesto di una linea al di sopra, cioè linee complete così da uomo all'epoca di quella caratura lì non è che ce n'erano molte, sinceramente. Poi Oggi Aramis è aveva accaduto, questo fascino. infatti, cioè, a proposito di Aramis, tutto sommato oggi lo vedo a prezzi, non dico discount, ma poco ci manca, pur avendo conservato una certa qualità, devo riconoscerlo. Io è quello che dico sempre a qualcuno, ma l'ho detto anche questa settimana. Ma se vi piace un profumo vintage o vi ricorda qualcosa, cioè non è che dentro quelli di adesso che sono in discount ci hanno messo l'acqua negrina, cioè non è Certo. che. Però fatevi un'idea, vedete com'è. Logicamente, l'ho già detto, non sono fatti nel 66, 76, 86. Sono fatti adesso, però diciamo che la strada era quella lì. Io non lo ritengo degradante usare un profumo anche così adesso, non, Assolutamente. assolutamente no. Poi con noi, cioè tra me e te, qui portiamo la bandiera, perché cioè, Certo. io dovessi trovare un Aramis vintage. E Gino fa i salti di gioia perché Ah, ma chiaro. vabbè, tutto sommato io devo dire la verità, ho un piccolo flaconcino del vintage e anche quello nuovo. Grosse differenze, francamente, non le trovo, eh. È buono anche quello di oggi, devo dire. Certo, Marcus, ma Ti io faccio l'ho vedere trovata, la versione che ho eccolo qua. io. Eccolo qua. Questa è praticamente la stessa bottiglia che era riproposta all'epoca. La bottiglia è stata quella, è rimasta quella, è cambiato solo l'esterno, tutto qua. Certo. Questa è una versione splash dei primi anni 2000, questo è un 200, 240. 240, 240 splash, eccolo qua, eau de toilette, vedete qui la serigrafia molto bella, dorata, il tappo veramente dorato, ovviamente con a vite, eccolo qui con la bocca in vetro e ovviamente l'aroma è quello
Ma È un che profumo dice? elegante, è una È un camicia bianca che tu te la puoi profumo da mettere. signore, chiaramente. Oggi un Certo. giovane non potrebbe più usare un profumo di questo genere. È un profumo, Ma direi, dai 45 in su, forse anche 50. Marcus, tu hai ragione, un giovane, hai detto bene, non potrebbe usarlo perché è sviato da altre cose. Però, Certo. secondo me, un giovane in un contesto diverso, ad una cerimonia, o vestito bene, una cena elegante, se usa anche Certo. un profumo così, di sicuro non Non sfigura, sfigura assolutamente. assolutamente. Beh, è chiaro che è un profumo destinato comunque a un pubblico mediamente adulto o quantomeno elegante o che ha buon Allora, gusto. pubblico meno modaiolo e più elegante. Ecco. Faccio vedere intanto il Ho detto flacone, alle la 2,40, confezione. sì, perché Molto all'epoca gli spray erano 95 ml. Certo, dietro c'era tutta la parpadella di Estée bella. Lauder. Sì, Estée Lauder. Questo qui è un profumo veramente molto molto buono. A me piace particolarmente e devo dire sì, molto elegante. Consigliato soprattutto a persone che magari vogliono lasciare un tratto, diciamo, di distinguo, ecco, rispetto ad altri profumi. Oggi vanno di moda gli agrumati, gli azzonati, insomma, tutti questi profumi qui molto freschi. Questo è Oggi va. tutt'altro che fresco. No, no, Marcus, oggi la moda nella profumeria e come abbigliamento non esiste più. Certo. Cioè, è praticamente una tramoggia, no? Cioè, si butta tutto, poi ci si mette di tutto, di più, metti Certo. questo, metti quell'altro, cioè, non si riesce più a capire. Io dico sempre: comprate quello che vi piace e abbiamo finito quella storia, tutto qua. Perché se stiamo a Esatto. guardare le mode, abbiamo finito proprio. Cioè, no. Certo. Beh, Assolutamente. comunque ricordiamo allora, questo qui era distribuito dalla Estée Lauder, ecco, c'è anche scritto qui sulla, già ancora nel 95, non No, so oggi se ancora Estée Lauder, francamente non è riesco a capire. sempre Estée Lauder, è sempre Sempre Estée Estée Lauder. Lauder, sì, Assolutamente sì. ok. Adesso Estée Lauder è anche altre cose, Estée Lauder è anche Jo Malone e Sì, altri marchi, ho capito, ho capito. Questo No. ricordo che è fabbricato in Inghilterra. Sì. Non so se anche all'epoca, probabilmente sì, non lo No, so. arrivava Sono degli tutto da Stati Uniti. fuori. Non era fabbricato assolutamente in Italia. Penso che arrivasse anche all'epoca dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti. Perché io mi ricordo che non, in Italia non. Ma Estée Lauder, penso ancora adesso in Italia non fabbrica nulla. No, Assolutamente. no, no, assolutamente, no, assolutamente. C'erano anche dei profumi a marchio Estée Lauder ai tempi, mi ricordo. C'era l'Estée Lauder for Men negli anni Ottanta, con una scarsa distribuzione, non so se l'hai avuto anche tu in profumeria, però, fine No, Ottanta. vabbè, ma se parliamo di profumi maschili di Lauder, ce n'è parecchi, perché insomma, Sì. guardando su Fragrantica mi ricordo tante cose, però quelli che ho avuto io. E adesso poi ne parliamo poi quello Adesso ne parliamo dopo per un altro video, certo. e facciamo un po' un riassunto che mi sono segnato due o tre cose che c'erano all'epoca che erano sempre inerenti al marchio Aramis, però no, non erano Aramis, tutto qua. Avevano cavalcato un pochettino la moda e ti dirò su qualcosa, diciamo che ce n'è uno del 77 che adesso come adesso è un precursore, eh. Certo. Perché sai, alla fine poi da inventare non resta più nulla, resta da guardare indietro e chiuso. Quindi però ricordiamo al pubblico che Aramis è un profumo del 66, ancora oggi è in vendita, per cui significa che Certo. l'operazione è a occhio e croce riuscita. Certo, la linea non Capisce? esiste più, chiaramente, la linea No, la linea oramai non si è esiste molto più. ridimensionata. Cioè, forse secondo me la potresti trovare se tu vai in questi store negli Stati Uniti oppure in qualche duty free di qualche aeroporto internazionale, forse lo trovi queste cose qua. Ma assolutamente in Italia, cioè in Italia lo trovi a prezzi di discount, come hai detto te, come Certo. tante altre cose, perché è cambiata. Ma negli stessi Douglas e negli stessi Sephora, penso che
Forse trovi una misura che forse sarà i 100 spray adesso, basta. No? Eh sì, senz'altro, Se già gli senz'altro. vai a chiedere un capobarba o un bagno di schiuma di Aramis, ti guardano e dici: ma questo da dove è sceso? Dalla macchina del tempo, non ho Eh capito. sì, beh, vabbè, infatti io ho una crema da barba di là di qualche anno fa, meravigliosa, tra l'altro è ancora profumatissima, è veramente ottima. Vabbè, comunque ad ogni modo. Bene, allora ringraziamo il nostro pubblico, spero che abbia gradito questo piccolo approfondimento su Aramis di Aramis e salutiamo. Ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima, ciao ciao.